dei pride della nostra città. Ovviamente per noi questo è un motivo di grande soddisfazione, diciamo, e pensiamo che questa sia una giornata importante, non solo di festa, ma una giornata in cui Napoli è città aperta ai diritti di tutte e tutti, e ovviamente, diciamo, partecipe fino in fondo nella battaglia della comunità gay, che è una battaglia che appartiene alla città di Napoli. Innanzitutto volevo salutare, vedo tra i primi posti, diciamo, Angela Luce, che è madrina della manifestazione, e la ringrazio di essere qua insieme a noi. E volevo dire a tutte le organizzazioni che hanno contribuito alla costruzione di questo appuntamento, che è un appuntamento che per noi ha un significato particolare, diciamo, noi pensiamo di rivolgere anche un appello alle istituzioni nazionali perché si facciano dei passi avanti significativi nella costruzione di una coesione sociale profonda in cui le differenze di genere non siano più motivo di discriminazione. Alle organizzazioni che hanno profuso un grande impegno in questi mesi e nell'organizzazione di questa giornata va l'apprezzamento dell'amministrazione comunale, diciamo, la nostra vicinanza e l'augurio a svolgere queste giornate, diciamo, nel modo più pieno, diciamo, più partecipato possibile. Io darei immediatamente la parola a Paolo Patanea, presidente nazionale del Comitato Pride, della DRC Gay Nazionale, diciamo, che abbiamo al nostro tavolo con grande felicità. E io ringrazio subito l'assessore Riccio, come ringrazio tutti quelli che hanno veramente lavorato in modo straordinario a questo evento, a cominciare dal sindaco che è qui presente, Rosa Russo Iervolino, a cui veramente dobbiamo tantissimo il segno di un sostegno che non è stato soltanto morale, ma si è concretizzato in una serie di gesti e di cose di cui abbiamo misurato il significato assolutamente profondo e pienissimo. Rosa Russo Iervolino ci è stata vicina in molti momenti non facili con Valeria Valente, con tutto lo staff di Valeria e con la direttrice Guidi, che mi risulta non ami essere ringraziata da sola. Ogni tanto un applauso. Come Rosa Russo Iervolino ci insegna, quando si ringrazia la direttrice Guidi bisogna ringraziarla con tutto lo staff, quindi insomma come dire, ci adeguiamo a queste indicazioni. E io sono molto emozionato, devo dire, molto onorato di essere stato, di essere presidente di questo comitato Pride, il primo comitato, il primo Pride nazionale che io affronto da presidente nazionale di Arcigay. È un Pride che torna a Napoli dopo 14 anni, torna a Sud dopo moltissimi anni. Io sono siciliano, sono una persona del Sud, per me questo Pride ha un significato simbolico e politico straordinario. In un paese che ha difficoltà ad adeguare la velocità della politica alla velocità della società, in un paese dove molto spesso la negazione dei diritti richiede un coraggio che è difficile da estrarre dalla narcosi di una coscienza sempre meno critica, fare un Pride qui a Napoli ha veramente un senso molto forte. Questo è un Pride che sin dall'inizio, avremo modo di approfondirlo attraverso le parole dei portavoce, ha cercato, cerca e cercherà di essere un Pride che dimostra la relazione del movimento LGBT con le istituzioni in una città che ci ha dato un segno in questa direzione. È un Pride che vuole riflettere sulla relazione tra diritti civili e diritti sociali, che vuole riflettere sulla questione che i temi LGBT siano una chiave di lettura della libertà e della giustizia in questo paese, siano cioè un modo per proporre la libertà e la giustizia non soltanto per le persone LGBT ma per tutti. Questo significato è quello che noi abbiamo cercato anche di realizzare attraverso un palco che avrà una proposta artistica che non è, come dire, scevra da questo obiettivo, anzi lo accompagnerà, lo accompagna non soltanto attraverso l'esibizione di personaggi che hanno fatto la storia dell'arte e della musica qui a Napoli, ma hanno fatto la storia dell'arte e della musica in tutto il paese. Io voglio dare un ringraziamento particolare ad Angela Luce, che è la madrina dell'evento, a cui chiedo di rivolgere un applauso.
per la sua generosità a tutti gli artisti. Qua c'è Gennaro Cosmoparlato, c'è Tony Colombo, e tantissimi che saliranno sul palco, perché questo sia un regalo alla città di Napoli che ci ha regalato questo momento straordinario, e sia anche un modo per fare battaglia sociale, battaglia politica, battaglia culturale attraverso la riflessione, il sorriso, il garbo, l'eleganza, l'arte, la musica. Siamo veramente molto contenti. Grazie. Grazie Paolo Patanè, permettetemi di fare due ringraziamenti non rituali, diciamo. Uno al lavoro oscuro che c'è dietro il Pride, diciamo, quindi ai nostri tecnici della sicurezza abitativa, ai nostri tecnici che si occupano di abitare, di mezzi di trasporto, a quanti assicureranno